Nessuno deve toccare i fiori, ma sono carini. Visto come sono carini? E allora, ne hanno tolto uno. Oh! Guai a voi, Questi sono miei, Sono grassa. È bugiarda, oggi ne ha mangiate un pacco intero. No, ne ho mangiate due. Due ne ho mangiate. Anzi, ho fatto sto sfatto. Mi piacciono le caramelle, ma non le posso mangiare. A chi non piacciono le caramelle? I dolci. Che buoni che sono. Ne mangerei un sacco. Dopo, Adesso canto. Allora, io non vi presento le canzoni perché le conoscete tutti più o meno. E allora sono canzoni che io ho cantato per anni e che avete ascoltato e cantato anche voi per anni. Quindi insieme le possiamo cantare. Se vi va di cantare con me, io sono un tipo molto allegro, molto gioviale, mi piace fare amicizia con tutti. E allora, se volete cantare con me, potete farlo tranquillamente. Voi no, perché ne conoscete, perciò le imparate. Se non ti parlo mai, il mio segreto tu saprai. Un giorno o l'altro leggerai gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. Anche se non domanderai, il mio segreto scoprirai. C'è chi mentire non può mai, gli occhi miei, miei. E dimmi perché, ma perché,
perché negli occhi miei non guardi mai, non guardi mai. Eppure tu, io lo so, che un po' di me ne c'è mi vuoi. E dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai, non guardi mai. Eppure tu, io lo so, che un po' di me ne c'è mi vuoi. Se non domanderai, il mio segreto scoprirai. C'è chi mentire non può mai, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. E dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Negli occhi miei non guardi mai, eppure tu, io lo so, che un po' di bene già mi vuoi. Aristide! Thank you.
Grazie.
Monitor, li chiamiamo spie noi. Allora, ah, ecco, sta arrivando il signor sindaco. Ah, che bello. Eccolo. È stato molto gentile, mi ha fatto la cena. Io ho mangiato molto bene, tra l'altro, devo dire. Eccolo qua. Buonasera, signor sindaco. Beh, un applauso glielo possiamo anche fare. Lei mi confonde. Buonasera. Buonasera. Siamo in tema di ringraziamento. No, a tutti. Lei ringrazia me. Ringraziando me, ringrazia la cittadinanza di Rivenza. Ma noi abbiamo nel sangue l'ospitalità, perché è nata con noi. E quindi non deve ringraziarmi, ma è un nostro dovere. Allora, è un nostro dovere. È un vostro dovere, ma non sono tutti così gentili come voi. Beh, parliamo dell'ospitalità. E quindi siccome una volta... Io devo dire che in Sicilia mi sono sempre trovata bene. E si è trovata bene, quindi... E mi piace venire anche perché c'è un sole splendido, io di solito mi abbronzo. E non mi piace abbronzarmi, ci vengo volentieri. E noi la ringraziamo di venire in Sicilia, però non vada sempre al mare. No, venga, anche, venga anche in collina e in montagna. E infatti si sta molto bene, si sta presto. Ecco, tanto è vero che è arrivata lei e quel freddo che c'era non c'è più, ha detto. Il mio calore. Io adesso la ringrazio. La ringrazio sentitamente per essere venuta stasera a Trivi, per avere allietato e continuerà a legare con la sua voce melodiosa che non tramonta mai i cittadini di Trivi in occasione del patrono San Vincenzo. Io la saluto cordialmente, le formo vivissimi auguri. Sì, ci sapremo anche dopo, senz'altro, però io ora tempo porgerle un mazzo di fiori a nome del comitato festeggiamenti San Vincenzo. Vorrei approfittare dell'occasione
per porgere un ringraziamento quale primo cittadino ai componenti, a questi giovani componenti del comitato che, affrontando sacrifici, difficoltà e anche incomprensioni, sono riusciti a preparare una festa per onorare il nostro patrono. Grazie, buon proseguimento di serata e la prego di continuare con la sua voce meravigliosa ad alleviare i cittadini di Trieste. Grazie. Grazie, grazie. Ci vediamo dopo. Grazie infinite. Quante grazie. Allora io voglio dedicare una canzone. Thank you.
Grazie.